Riprendiamo dopo l'interruzione. Esattamente. Allora, dopo tuo colleghi. Sì. Abbiamo interrotto perché c'è stato un passaggio di un gruppo di esploratori, non esploratori Boy Scout, esploratori che vanno a esplorare qui in queste zone avvalendosi dei cavalli a quattro ruote. Che sono i cavalli a quattro ruote? Sono quelle bellissime motociclette a quattro ruote. Quad, i quad. I quad che servono appunto per andare nei posti dissestati, eccetera. Questo ci è servito anche per, come dire, per un certo senso, per far capire, abbiamo sentito soltanto il rumore dei motori, come all'epoca fosse leggermente più difficile. Adesso questi esploratori sono ampiamente facilità, anche se si tratta sempre di un'impresa, soprattutto in questo parco eccezionale, perché è rimasto esattamente come era fin dai tempi degli Etruschi. Allora, veniamo a noi. Abbiamo trattato in un precedente intervista. No, errore, devo fare una correzione, perché non è rimasto come ai tempi, al tempo degli Etruschi, ma è degradato, per cui certo. È stato reintegrato nella natura quello che l'artificio dell'uomo aveva fatto. E quindi ad esempio qui abbiamo decine e decine di chilometri di strade lastricate che sono sotto una coltre di un metro e mezzo di terra, sì. Che basterebbe tirare fuori la terra e rimettere, ripristinare quelle antiche strade magari solo per la viabilità a piedi o col cavallo, certo. O cose del genere. Allora, un minimo di intelligenza. Certo. Allora, intelligenza che in questo paese, che è un paese sicuramente di gente geniale e molto accorta, quando si tratta del bene pubblico questa intelligenza scompare. Ne colgo l'occasione per fare presente ai nostri amici un aspetto estremamente interessante che pochissimi sanno. Quando è scoppiata la cosiddetta primavera araba in Tunisia, in quel momento si trovava in Tunisia il re dell'Arabia Saudita, il quale la prima cosa che ha fatto ha preso l'aereo e è ritornato in Arabia Saudita, pensando che era meglio prevenire che non curare. Tentare di curare il male, ha pensato bene, attenzione, di concedere a tutti i cittadini dell'Arabia Saudita, si tratta non di 5 milioni di beduini, si tratta di 24 milioni di persone, di concedere il pagamento ipso facto di tutti i mutui. Nel giro di 3 giorni sono stati pagati dal governo dell'Arabia Saudita tutti i mutui in sospeso, non pagati, da parte di tutti i cittadini. Non solo, hanno fatto qualcosa di più, hanno detto che a quelli che non avevano il mutuo, e sicuramente erano molti, e tutti i beduini che stanno sotto le tende, e a quelli lì gli davano netto così, sparato, $5,000 cash. Dati mai un beduino che ha a che fare con 4 cammelli, una mucca e 5 capre, sai, capito? Li ha pagati tranquillamente. Non solo, ha fatto anche un altro passo. Se per caso, per ragioni burocratiche, questi soldi di pagamento del mutuo a voi non vi sono arrivati, vi verranno dati dopo 10 giorni moltiplicati per 5. Allora, nell'ambito di un convegno a cui ho partecipato, qualcuno ha detto sì, ma in Italia, anche qualora qualcuno lo volesse fare, e non lo faranno mai perché siamo governati da un governo di rapinatori della stessa razza di quello che noi vi leggeremo qui, qualora venisse preso una cosa di questo genere, questi pagamenti in ritardo avverrebbero dopo qualche secolo, perché ci sono tutte le interferenze, no? Tutte le interferenze della burocrazia italiana avrebbe fatto questo. Tant'è vero che, e ricordiamolo perché gli italiani, anche i nostri amici, certe cose non se le ricordano, che la legge che avevano detto che avrebbero fatto di pagamento a tutte le imprese italiane che erano in credito con lo Stato. Ma quando mai? Dove li trovano 40 miliardi? La legge l'hanno portata perché fosse votata, ma c'era scritto che questi soldi dovevano andare alle banche. Se non c'erano i grillini lì che si accorgevano che il meccanismo era questo, per cui risultava alla fine che al Parlamento
e alla Camera e al Senato avrebbero votato che questi soldi, invece di essere dati ai legittimi proprietari, creditori, sarebbero stati dati alle banche, questi soldi andavano tranquillamente alle banche. Quindi non solo un ritardo del pagamento, ma truffa nel tentativo di truffare i cittadini italiani, quindi un governo di ladri, assassini, perché sono assassini, hanno provocato il suicidio delle persone, e truffatori. Certo, ma non è ancora detto che glieli daranno, perché bisogna vedere se riescono a reperire io gliele farei reperire tirandogli fuori le budella dalla faccia, dalla bocca, capito? Diteglielo a quelli che capitano le mani, gli porto via le budella, dalla bocca gli porto via. E veniamo a uno della razzaccia di questi maiali qua. Ripartiamo dalla storia di Jay Gould, sfruttatore finanziario del lavoro delle ferrovie. Grande impresa di ingegneristica, di lavoro, una marea di morti, soprattutto cinesi. Morti indiani. Indiani ammazzati per poter passare, perché gli indiani finalmente capirono che cos'era questo diabolico strumento che li avrebbe espropriati definitivamente delle loro proprietà. Per cui loro, per poterli cacciare via, uccisero una marea di bisonti, determinandone il genocidio. 4.000 perché... bisonti in un giorno uccise la squadra di Buffalo Bill. Esattamente, che poi veniva a cogliere gli arori qui in Italia e fu beffato. Legnato. No, legnato dai butteri toscani. Del principe borghese. Esattamente, vedi caso. Non parliamo della grande famiglia borghese, che dovremmo risalire al 1600 e alle porcate che questi hanno fatto. Andiamo avanti. Allora, Jay Gould era probabilmente l'uomo più ricco e uno dei più potenti del mondo intero. Lasciò dietro di sé una legione di persone rovinate che, per loro disgrazia, avevano riposto fiducia in lui. Falliti, infermi, con i nervi irreparabilmente scossi e suicidi. Chi erano queste persone? Persone che erano state sollecitate, come oggi, i funzionari delle banche ad investire su un progetto eccezionale. Ma chiunque avrebbe investito sulle ferrovie mentre le facevano, mentre oggi i coglioni italiani e del mondo, sollecitati da delinquenti sopraffini, quali sono i direttori di banche, il TAV, facciamo il parallelo col TAV. No, lasciamo stare il TAV, qui sono cose più importanti. Questi investono comprando. No, ma il TAV c'ha la stessa funzione, la stessa identica funzione a livello finanziario. Esattamente. Quello è un progetto finanziario, non un progetto. No, un progetto politico, che non entriamo nel merito. Ma non un progetto di viabilità. Non entriamo nel merito. Non c'era nessuna necessità. No, quello è un altro discorso, potremmo aprire un'altra volta. Sì. La cosa più importante che voglio dire qui, che lì, come anche ipoteticamente nella TAV, c'è un argomento concreto. Qui invece i coglioni sono indotti ad acquistare derivati. Derivati, solo un coglione può acquistare i derivati, chiunque sia. È giusto che sia inculato. Ma non devi inculare a me però. Ma non me la devi far inculare a me. Sei andato fallito, bene, muori, suicida. Ti sta bene. Non devi pigliartela con chi sei lavora veramente. Sei uno speculatore esattamente come quello che non t'ha fregato. Non devi pigliare con l'imprenditore, quello che c'ha una fabbrica, quello che c'ha delle attività imprenditoriali che viene che espulso dal lavoro. Realmente nell'economia reale. Lui e i suoi dipendenti. Nell'economia reale. Che è indotto a suicidarsi, lui si suicida. Quegli altri comunque sì hanno investito. Hanno investito dei soldi che comunque avevano, se non avrebbero investito. Chiariamole bene queste cose. Lungo la strada rapinò anche una dozzina di ferrovie, lasciandole così piene di debiti che qualcuno di esse non si riprese mai più. Quindi siamo proprio all'aspetto più mefistofelico del delitto. Alla rapina metodica. Come fanno i finanzieri oggi, i finanzieri di Wall Street e della City. Gould era un uomo dai modi miti, fragile nel fisico, dalla pelle giallastra, alto forse meno di 1,60 m, chiunque avrebbe potuto con una mano strozzarlo e perché non l'hanno fatto, affetto da costanti disturbi al petto e allo stomaco, insignificante d'aspetto, con la voce flebile e lamentosa. Ma questa dà l'immagine classica del vecchio avaro, del vecchio usuraio, quello di Dickens, è la stessa gente. E tutto ciò deve aver disarmato coloro che si vennero a trovare sul suo cammino, almeno finché i suoi occhi neri e tristi all'improvviso non si facevano freddi e scrutatori. Questa è la fotografia di questo delinquente assassino.
Nel 1869 unì le sue forze a quelle di un altro barone ladro, che era fisicamente di carattere il suo opposto, il carnoso rubicondo e donaiolo Jim Fisk. Insieme a essi, Jim Fisk. Insieme a essi si impadronirono del controllo della Erie Railroad, ne annaffiarono e coltivarono il pacchetto azionario, stampandone i certificati con una macchina che tenevano nel loro scantinato. Ma come, forse che Draghi della BCE ha imparato da questi a stampare euro falsi? Lo tenevano nello scantinato, trasferendo sui loro conti correnti personali il denaro che ricevevano in cambio delle azioni. Ma forse che tutto il sistema che ha creato la Banca Centrale Europea si è comportato, è la stessa di questo qua? Magari sono gli eredi. Sì, sono gli eredi, certo, scommettere. Certo. Morali quantomeno. Sì, bisognerebbe andare a vedere gli ascendenti di Draghi, ad esempio, o di Trichet. Allora, i conti correnti personali, il denaro che ricevevano in cambio delle azioni, nonché la maggior parte delle riserve liquide della società ferroviaria. E se non ci sono anche delle riserve liquide degli stati, no? Che comunque la BCE succhia costantemente, sotto gli occhi dei coglioni che credono alle cazzate che dica questa organizzazione a delinquere. Io li prenderei tutti e li farei annegare, questo è il posto idoneo per farli annegare. Qui, li leghi? Qua. Per terra, oh. Quando c'è la piena? Quando c'è la piena, tutti annegati in questo meraviglioso posto. Quando l'abbandonarono la società, essa era già in così misere condizioni e così impegolata nei debiti che la maggior parte dei suoi azionisti morirono di vecchiaia senza aver mai ricevuto un centesimo di dividendi. Ma nessuno di questi azionisti che appigliasse un fucile in quell'epoca dove si sparava come niente e andasse ad ammazzare tutta questa mescazzone. Dopo aver tradito Fisk, perché poi attenti col delinquente, sì, devi stare attento perché il primo che ti dà la pugnalata alle spalle è il collega. Dopo aver tradito Fisk in un altro imbroglio finanziario, Gould rivolse quasi tutti i suoi sforzi sulle ferrovie del West, vedendo in esse altrettante chiavi per conquistarsi illimitata potenza e ricchezza. Quindi la spinta è proprio dominio. Il dominio, sì. Dominio nel senso... La sete di dominio. La sete di dominio, ricchezza, potenza. Beh, d'altra parte un elemento tipo quello, solo lì si può diciamo dare un senso alla sua persona. Esattamente. Qualsiasi riferimento a Soros è del tutto completamente... o a chi... Casuale. Del tutto casuale. Ossequiato, adorato, servito a puntino e soprattutto con la laurea honoris causa dall'Università di Bologna per conto dal Prodi. Mortadella. Da Mortadella. Nel 1873 era perfettamente conscio di quanto pesantemente la Union Pacific fosse stata dissanguata dai suoi originari promotori. Ma, essendo di quella specie di avventurieri che in tempi di panico finanziario riescono a prosperare usando il denaro altrui, decise di conquistare il controllo del settore Omaha-Ogden, che era un settore, una tratta della ferrovia, di questa importante, la Union Pacific, della ferrovia transcontinentale. Più tardi forse si sarebbe messo alla caccia della Central Pacific e sarebbe diventato il padrone di tutte le strade ferrate che portavano al mare occidentale. Perché c'era anche questo problema. È vero che le ferrovie partivano da occidente per andare a oriente, ma c'era anche la tratta che dal punto di partenza doveva andare anche al mare occidentale, che non era che le ferrovie, come abbiamo fatto vedere in un disegno precedente, partivano da una zona pressoché centrale. Con meno di 2 milioni dei 20 che aveva sotto il suo controllo nel 1873, Gould comperò un terzo di tutto il pacchetto azionario della Union Pacific. La società aveva un grosso debito in obbligazioni che scadevano nel 1874 e se non si faceva fronte al pagamento delle obbligazioni la compagnia sarebbe caduta sotto tutela fallimentare. Ecco come operano questi grimaldelli dell'economia mondiale. Ti do 4 soldi ma io riscatto tutto e così non fallisci. Ha fatto peggio.
Gould affrontò questo problema agganciando al progetto due altri grandi azionisti, Oliver Ames e Sidney Dillon. Li mandai a chiamare ed ebbi con loro un colloquio, dirà più tardi. Trasformammo il debito in obbligazione. Classico. Ma è classico. Puttanaccia, Eva. Ma a 30 anni, a 50 anni. Ma scusa, ma... E ci sono i coglioni che te le prendono. Trasformammi, tu mi devi pagare. No, io ho fatto l'obbligazione. I tre versarono un po' del loro denaro nelle obbligazioni e aumentarono i prezzi dei trasporti del 133%. Tanto chi paga è il coglione, causando così un rialzo. Se no ti metti a groppa di cavallo e ti fai 300, 400, 1000 miglia a dorso di cavallo. Esattamente. Causando così un rialzo dei titoli azionari a Wall Street. Ecco dove a cosa servono le borse. A ratificare. Ratificare le truffe. Comprando altri blocchi di azioni e dichiarando grossi dividendi. Guarda la truffa massima che è stata fatta in Italia con Telecom. Beh, che se la so comprata a debito. Sì. Non a debito. A debito di chi compra. Esattamente. Di chi viene comprato, non di chi compra. A scapito dei cittadini italiani. La maggior parte dei quali furono pagati a lui come all'azionista più forte. Gould continuò a far salire il prezzo, poi tranquillamente cominciò a vendere con enormi profitti, totalizzando, secondo certe valutazioni, più di 20 milioni. Pochissimo di quel denaro andò a migliorare i binari della ferrovia o il suo equipaggiamento, e nemmeno un centesimo fu usato per pagare il capitale o gli interessi sul debito verso il governo degli Stati Uniti. Ma che qualcuno forse qui in Italia ha imparato la lezione. Già nel 1800... Ah, ti do una notizia. Sì. Equitalia ha registrato la sua sede principale nel Delaware. E mi pare giusto. Dove non paga una lira di tassa. Mi pare giusto. E dove non c'è, come si dice, la estradizione per debiti, dove non c'è il segreto assoluto bancario, questi finanziario. Questi qui li dobbiamo prendere e bruciare. No, Da tenere presente che sì. Equitalia è al 100% dello Stato italiano. Sì, esattamente. È una cosa folle quello che è stato fatto. Esattamente, folle. Ha imparato da questo. Quindi questi qui di Equitalia li dobbiamo prendere qui e bruciarli. No, la ghigliottina. No, è più facile bruciarli, è più bello, più cristiano, molto più cristiano. L'hanno utilizzato i cristiani millenni. Certo. Allora ripetiamo, pochissimo di quel denaro andò a migliorare i binari della ferrovia o il suo equipaggiamento, e nemmeno un centesimo fu usato per pagare il capitale o gli interessi sul debito verso il governo degli Stati Uniti. Già nel 1878, e con questo chiudiamo, Gould possedeva solo poche azioni della Union Pacific, però non aveva ancora finito di derubare quella società ferroviaria. E questa è la storia dei finanzieri, però non vorrei chiudere qui, perché c'è un'altra cosa interessante, anche per, come dire, far vedere esattamente chi sono questi lazzaroni. Bravo Walter, ripartiamo dalle aziende. Allora, Walter, tra le idiozie che scrive abitualmente... Il giugiolone. Walter, la chiamano Walter. Sì, sì, il giugiolone. Esattamente, Walter. E se noi domani, ma tu domani vai a cagare, caro Walter. Allora Walter fa delle proposte. Non ha mai fatto un cazzo in vita sua, mai lavorato un giorno che sia, un giorno. Allora, fa delle proposte, vedessi se per caso tratta i problemi della finanza, del debito, dell'usura delle banche nei confronti dei cittadini. Deve essere assolutamente eluso, che come fai? I suoi padroni gli hanno detto dei comandi ben precisi, Dice, è stato quella, ma non vi è dubbio che l'analisi più stimolante sia quella che riguarda l'economia, l'industria e il lavoro. Questa è l'analisi stimolante che ha fatto Veltroni. Walter, non è di poco peso l'affermazione, che questi gli danno ragione ovviamente, questo è il panorama, certo. L'affermazione che il lavoro lo fa l'impresa, la Madonna, e colpisce con quanta convinzione Veltroni insista sulla necessità di una grande intesa tra padroni e operai, perché uniti da un unico futuro. Ma guarda un po', e chi dovrebbero patrocinare questo? La Confindustria e i sindacati della Triplice asserviti a tutti fuorché all'interesse degli operai? Questo è l'impegno.
Il tentativo fu già fatto. Una volta c'erano le companion, o meglio ancora c'erano in epoca fascista c'erano le corporazioni che univano, era la filiera. Esatto. Era la filiera del settore. Che furono completate, e lo diciamo per l'ennesima volta, con le leggi della socializzazione. Capitale e lavoro nelle stesse mani. E questo si sta inventando quello che esisteva già, Walter. No, questo si inventa per aggirare la posizione. Intendiamoci, non pare che Veltroni aspiri a proporre nel dettaglio una nuova politica economica, ma ti immagini. Ma quando non avrebbe capacità. Ma a parte quello, ma non è nemmeno l'uomo, no? Ma certamente pensa a un nuovo rapporto tra politica ed economia, un nuovo rapporto tra politica ed economia. Ma lui chi è? Non è dell'economia, non capisce un cazzo di economia, non è un economista perché non ha un titolo di studio e fa solo l'unico titolo di studio che c'è, quello di operatore televisivo. Di politica ha sempre fatto schifo. Quando è stato sindaco, non è un rappresentante quindi della quando cultura. È stato sindaco di Roma. Ha lasciato un debito di 12 miliardi di euro che è stato pagato alla sanità, dall'amministrazione. Solo alla sanità. Che è stato pagato. Solo per quello che riguarda la sanità, tralasciando il resto. E uno Stato meno invasivo assegnando un ruolo centrale all'impresa nelle politiche di sviluppo. Il ruolo centrale dell'impresa lo devono avere comunque. Hai scoperto l'acqua calda, mascalzone? La natura della crisi economica sociale, la dimensione sovranazionale dei problemi e della loro soluzione ci mettono oggi di fronte a scenari inediti e a nuovi compiti. In primo luogo al bisogno di organizzare e riformare la democrazia nell'era della globalizzazione. Il recupero di credibilità della politica è una nuova centralità, ma il recupero di credibilità, la credibilità non è crollata con la tua presenza come sindaco, parlamentare. Devi andare in una nuova classe politica può creare credibilità. Uno quando ha perso la virginità non è che se la ricrea facendo l'infibulazione. Esattamente. Capito? E una nuova rinnovata centralità dipenderanno da come si affronterà questa nuova sfida. Il destino del PD è inevitabilmente legato alla chiara indicazione di una rotta in questa difficile navigazione verso il futuro. Allora, il PD ha una rotta sola, che è quella dettata da un cretino integrale, che è appunto Bersani. Epifani lo vogliamo escludere? No, lascia stare. Epifani ha distrutto il sindacato, adesso ti pare che non distrugge il PD. Ma è lì per poveri, quella faccetta da ex manager d'industria, sì. Che è una cosa che fa paura, cioè, con quella scilinguagnolo che è tipico di quelli. Delle nullità culturali. Sì, di quelli che fanno le lezioni di marketing. Certo. Beh, chiuso. Di marketing è quello scalare, quello scalare, no? Che ha i soldi dei coglioni che vanno nelle come si chiamano quelle. Sì, quelle le multilevel. Le multilevel, sì. Il multilevel, trasformiamo l'economia italiana in. Ma infatti multilevel. Questo vogliono. Sì. Il multilevel, sì. È la formula carina e simpatica, sì. Della schiavitù, certo. Della catena del Valvassore, esatto. Valvassino, esattamente, Valsallo, esattamente. Eccetera, eccetera, eccetera. Dove quello che ha più soldi compra la posizione, sì, e da quella posizione domina tutta quella sottostante. Però a quello superiore non può dire mai di no. Assolutamente no. E con questo arrivederci cari amici. Ciao.